quando tu vivi davvero e pensi davvero vivendo, il tormento è implicito. Il problema è che il tormento sia produttivo, non è il problema di essere contro la tragedia. Il problema è di oltrepassarla, e quello è il punto. Il vero pensiero tragico non è quello che contempla la tragedia, il vero pensiero tragico è quello che affronta la tragedia per superarla, e questo è tutto il pensiero. Il pensiero di Hegel, come di Schelling, il vero grande pensiero di Heidegger, il vero grande pensiero di Husserl, il vero grande pensiero è sempre questo. E poi certo, uno che pensa in grande può anche sbagliare in grande, ha detto quel tale, e questo vale per i Gentili, per gli Heidegger, cioè uno che pensa in grande può anche prendere delle colossali cantonate, perché è sempre propenso, proprio perché non riesce a concepire il proprio pensiero astratto dalla vita e dall'impegno nella vita, è sempre propenso a interpretare questa sua collocazione esistenziale, eccetera, sub specie eternitatis, cioè a vederla come interpretazione o rappresentazione di un destino. Non può accomodarsi nelle vie di mezzo. Un grande pensiero corre agli estremi e quindi può colossalmente errare. Uno che pensa in piccolo fa anche piccoli errori.